Mentre l'estate 2024 si avvicina a grandi passi, l'Abruzzo si appresta ad inaugurare la nuova stagione turistica con grande ottimismo. L'anno in corso potrebbe rappresentare un punto di svolta per le zone interne e le città d'arte, grazie all'impulso della cultura. Gianluca Grimi, presidente regionale di Assoturismo Confesercenti, pone l'accento sull'importanza del turismo esperienziale, ambito in cui l'Abruzzo sta emergendo a livello nazionale. Vediamo però un certo interesse proprio per l'Aquila, città della cultura. La Costa dei Trabocchi sta tirando molto, il Teramano sta facendo un buon lavoro con le manifestazioni. Trarremo la conclusione poi dopo, alla fine della stagione, ma le sensazioni sono positive. Anche, devo dire, in modo particolare per i borghi e per le nostre aree interne, su cui aspetto a fare previsioni eccezionali, ma secondo me quest'anno avremo una buona performance nelle nostre aree interne, soprattutto con il turismo esperienziale della Maiella e dintorni. Il settore enogastronomico rappresenta un altro cardine essenziale capace di dare un impulso significativo al turismo della regione. Dal punto di vista nazionale abbiamo un incremento del 3-4% delle presenze straniere nel mese di giugno, forse anche qualcosa in più. Il totale delle presenze straniere passa il 55% a livello Italia. In Abruzzo siamo ancora lontani da questa performance e purtroppo non miglioreremo in modo decisivo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo il nostro turismo fino a quando non sapremo intercettare questo movimento primaverile e di giugno e anche di settembre-ottobre fatto di stranieri che ancora non apprezzano come merita la nostra regione. La direttiva Bolkestein però continua a rappresentare un punto interrogativo per gli operatori del settore balneare, con una richiesta unanime maggiore chiarezza sulle concessioni balneari per salvaguardare le piccole imprese. Ormai la palla è pienamente in mano ai comuni e al governo. L'unica cosa che chiediamo, e qui irrimediabilmente, fortemente chiediamo, che nell'espletamento dei bandi sia tenuto con grande coerenza l'interesse dei piccoli imprenditori e di coloro i quali hanno creato queste aziende. Abbiamo visto, e Jesolo ce lo dice, che quando si lascia il mercato completamente libero, le concessioni vanno al più grande, al più forte e i prezzi aumentano.